le mobilitazioni che state portando avanti a Vado, che sono un esempio di partecipazione civile e che sono altresì l'esempio dell'oligarchia, del cancro che ormai ha impregnato le istituzioni, dai piccoli comuni sino ai più alti livelli istituzionali. Parto da una cosa che è abbastanza preoccupante. Molto spesso vi sono magistrati che vengono attaccati perché fanno il loro lavoro o perché dicono verità palesi. Adriano Sanza, di nuovo sotto procedimento disciplinare, credo sia il 12° ormai, perché ha detto che Berlusconi è un piduista. È una realtà. Altri magistrati che invece vivono tranquilli, anzi hanno progressione di carriera senza intoppi, perché l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che noi, come molti di voi, abbiamo sempre difeso, è come la libertà. Se uno sceglie di essere servo, è inutile che ci sia una Costituzione che dice che quella persona è libera. Se uno preferisce essere suddito, è inutile che ci siano delle leggi che dicono che è un cittadino. E purtroppo nella magistratura, molto spesso, come nelle forze dell'ordine, soprattutto in questa realtà del Savonese, i magistrati tacciono, si girano dall'altra parte, non guardano la realtà dei fatti e non procedono nelle indagini su cui si deve procedere. È possibile che, come succede anche a Bologna, quando c'è una ditta di mafia, a casa di Bologna erano i casalesi legati al CCC, Consorzio Cooperativo Costruttori, della Lega Cooperativa Rossa, a fare Piazza Maggiore, restavo di Piazza Maggiore, nel 93 lo hanno fatto i casalesi. E qua, ditte che lavoravano, che vincevano gli appalti nel Savonese, ditte dell'Andrangheta, è dovuta intervenire la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria per fermarle, perché la procura di Savona non ha visto niente. E ieri e avantieri sul Secolo c'erano due articoli su un PM che qua a Savona lavora, il PM Landolfi, che casualmente tutti i procedimenti che ha seguito lui contro la criminalità organizzata sono andati in prescrizione, e afferma che la mafia qua non c'è. Qua non c'è il problema della presenza della criminalità organizzata, perché non c'è la cultura, non hanno tessuto rapporti. Domanda: dove vive? Domanda: un minimo di rispetto per i suoi colleghi, che quel coraggio che probabilmente lui non ha, hanno. Un po' di rispetto per i reparti investigativi, per quegli atti che parlano chiaramente delle infiltrazioni mafiose in questa regione. Ma perché purtroppo siamo in un periodo in cui bisogna normalizzare tutto. Tutto va bene, quindi la stampa deve dire che tutto va bene. E non è solo attenzione Berlusconi. Berlusconi è uno. Berlusconi è funzionale al sistema dei conflitti di interesse. Perché i conflitti di interesse sono dei piccoli comuni dove l'assessore, magari ai lavori pubblici, è anche il più grande costruttore di quel comune. Berlusconi è solo uno. Il motivo per cui non si è fatta la legge è che è solo uno dei tanti. Se fosse solo per lui, probabilmente l'avrebbero fatto. Ma il problema è che i conflitti di interesse sono quelli che decidono oggi ogni decisione della pubblica amministrazione, sottraendola anche al confronto dei cittadini, perché le sedi istituzionali non contano più nulla, tutto deve essere deciso altrove. Il partito del cemento dimostra, ad esempio, e mette in evidenza che vi è ormai quella che si chiama un'associazione, ma che si potrebbe definire tranquillamente una loggia scoperta, che è l'associazione maestrale, dove convivono tutte le componenti della vita sociale, economica, politica e tecnica istituzionale di questa regione. E allora, se non prendiamo atto di questo, se non diciamo al Giacobbe di turno, che è un servo, che è un funzionario piegato agli interessi di lobby politico-criminali, allora siamo i primi a decidere di essere servi. E quando questi proibisce di realizzare volantinaggi, manifestazioni, si potrebbe dire che sarebbe opportuno che qualche suo parente spiegasse, ad esempio, come mai, mentre lei era segretaria regionale della CGIL, vi sono stati degli interventi a sostegno della CGIL per il 100° anniversario che venivano non dai lavoratori, ma da uno dei peggiori serial killer di lavoratori, quale Riva, che ha finanziato gran parte del centenario della CGIL. E allora queste cose, se non ce le diciamo, se non le diciamo, siamo i primi a tradire le battaglie che portiamo avanti e che vogliamo
portare avanti e vincere. Se non diciamo, ad esempio, che per contrastare la presenza delle criminalità organizzate bisogna indicarli, avere il coraggio di fare i nomi e i cognomi. Però non me ne frega niente che, ad esempio, qualcuno che è citato dalla relazione della Commissione Antimafia, come in Nucera, mi dicano che loro sono solo omonimi. Me lo deve dire chi ha scritto quella relazione, che non sono loro. L'interessato, mi spiace, non vale, è di parte. Che i mamoni mi dicano che è solo questione di omonimia, che loro sono una famiglia dell''ndrangheta indicata dalla DIA dal 2002 e che finanzia buona parte della classe dirigente di questa regione e della provincia di Genova, che appalti diretti o indiretti dal mondo delle cooperative alle società legate all'Erghe di Garrone e da tutte le società pubbliche, dalla Sviluppo Genova in avanti, e gestisce la bonifica ad esempio delle aree di Cornigliano, la più grande area strategica di Genova. Che mi dicano che sono omonimi, quando ci sono chiaramente i nomi, i cognomi, le date di nascita di ciascuno di loro. Mi spiace, non vale. Siete voi. E allora bisogna avere la forza di dirlo, di indicarli. E soprattutto bisogna avere la forza di rifiutare compromessi morali. Perché è inutile che io dica, come ad esempio fanno molti, che c'è un'associazione a delinquere dentro le istituzioni, che le istituzioni sono bloccate, controllate da comitati di potere, che hanno collusioni con criminalità finanziaria, criminalità mafiosa, e poi dopo mi faccio finanziare da queste istituzioni. No, io non solo non mi faccio finanziare da queste istituzioni, farò fatica, morirò di fame, preferisco questo, ma non mi siedo nemmeno al tavolo con quei rappresentanti istituzionali che accettano il compromesso, la collusione, i conflitti di interesse. Non mi ci siedo perché sennò non sarei più credibile a farlo. E attenzione, perché la normalizzazione è in atto. E allora, se ad esempio Unipol, il sistema delle cooperative, è parte integrante di questo sistema, e sappiamo che è parte integrante di questo sistema non solo per le indagini delle scalate bancarie, ma perché lo vediamo dagli appalti, dai subappalti, da chi sono molto spesso i partner finanziari di determinate opere o manifestazioni. Se lo sappiamo, allora non posso accettare che associazioni che si dichiarano per la legalità siano per l'80%, 70% finanziate da quelle strutture, perché allora quell'associazione, quella struttura non è più libera, non è più credibile, diventa piegata dall'interesse di poter mantenere la propria vita che dipende da quei finanziamenti che si sa sono di soldi, di denaro, che ha odore. Perché quelli che dicono l'importante è che ci sia il denaro, ci siano i finanziamenti, il sindaco di Ceriale era felice perché in Nucera gli danno 5 milioni di euro di oneri di urbanizzazione contro i 2 milioni che dovrebbe per legge. Ma un imprenditore non lavora così, l'imprenditore se ti deve 2 milioni cerca di dartene uno. Poniti il problema del perché un imprenditore che ti deve 2 milioni te ne dà 5. Da dove vengono quei 3 milioni di euro? O da truffe, o da fondi non chiari. Non possono essere, perché i calcoli sono fatti sulla base di quello che lui deve costruire per gli oneri di urbanizzazione, quindi del guadagno che lui può trarre. E lui gli dà più del doppio. E allora bisogna dirlo, bisogna indicarlo e bisogna agire. Noi crediamo, come Casa della Legalità, che serva una cosa fondamentale. Andare a rompere i coglioni dove sono loro, a ogni manifestazione pubblica dove sono loro, a ogni manifestazione pubblica istituzionale di partito dove sono loro, andare lì e dirgli chi sono, con le magliette, con i volantini. Certo, arriveranno le spintonate, arriveranno gli insulti, ma bisogna fare questo, perché questo gli fa paura. Quando si va da loro e a quelli a cui loro parlano, diciamo chi c'è dietro quelle maschere che parlano di bene dei cittadini e fanno solo gli affari loro e quelli dei collusi e corrotti con loro. Se non facciamo questo, andando a rompergli i coglioni e dicendo chi sono con chiarezza, portandoci dietro nella tasca i documenti delle prove, da sbattergli in faccia quando dicono che non è vero, che magari hanno dato un appalto irregolare e protetto un appalto irregolare a una società dell''ndrangheta, come fa l'assessore regionale Franco Zunino, e glielo si sbatte in faccia. Finché non facciamo questo, loro vinceranno sempre. Perché dobbiamo ricostruire un tessuto civile, una comunità, che la mancanza di fiducia che loro hanno diffuso tra i cittadini, noi dobbiamo recuperare, dobbiamo ricostruire la fiducia. E quindi la fiducia prima di tutto si conquista essendo credibili e non cedendo a nessun compromesso morale o politico, intendendo per politico il bene comune dei cittadini, che deve vedere uniti tutti
E la piattaforma non è un interesse dei cittadini, è l'interesse di un blocco di potere che è legato a tutte le altre speculazioni e a quel grande patto trasversale che vede Burlando e Scajola uniti con tutti gli altri partiti, tutti i partiti chini a questo patto e incapaci di sottrarsi, se non a parole, a colpi di teatro, ma nei momenti di decisione, nei momenti in cui potrebbero far mancare il loro voto, la loro fiducia, non solo votano a favore dei Burlando e degli Scajola, ma addirittura molto spesso firmano le carte che negli assessorati comunali o provinciali permettono il perpetuarsi di questo ricatto alla comunità e al territorio. Grazie.